Oggi vorrei dedicare alcuni minuti a uno degli artisti che io amo di più. Un artista francese, simbolista, Gustave Adolphe Mossa. Lo so, questo nome non dice molto. Io stessa all'inizio, quando ebbi modo di conoscerlo, feci molta fatica a trovare informazioni su di lui, perché forse, in modo ingiusto è sempre stato considerato più un illustratore che non un vero e proprio pittore. Il corpus maggiore delle sue opere è esposto a Nizza, in quel museo di belle arti di cui lui stesso fu curatore dopo il padre. Mossa è, a mio giudizio, uno degli artisti simbolisti più completi in assoluto, perché è stato pittore, perché è stato sì illustratore, ma è stato anche curatore, come vi dicevo, è stato saggista. E si è occupato anche di teatro e di scenografia. E le sue opere teatrali sono ancora messe in scena a Nizza, la sua città d'origine. È un artista straordinario e vi mostrerò attraverso una delle opere, una delle mie preferite che ho scelto di illustrarvi oggi, il background enorme di questo pittore, la sua grande formazione, la sua grande capacità di realizzare quello che i simbolisti volevano dalla loro arte. Il simbolismo nasce in Francia alla fine del 1800. È principalmente legato alla corrente letteraria, Mallarmé e Baudelaire sono nomi che sicuramente ci dicono molto. Nelle arti figurative poi si è sviluppato attraverso l'opera di Pierre Puvis de Chavannes, di Odilon Redon, di Gustave Moreau e di Maurice Denis. E infine in Italia, ne cito uno per tutti, forse quello a me piace molto, devo dire la verità, Giovanni Segantini. I principi del simbolismo sono pochi, semplici, ma non semplici da trattare. Noi siamo circondati dalla natura, dalle cose, queste cose però sono dei simboli, nascondono dei significati altri. Quindi è l'utilizzo del simbolo importantissimo, e vedrete nell'opera che ho scelto quanto determinante sia la capacità di interpretarlo del soggetto, quindi c'è una certa soggettività che interviene a parlare di questo tema trattato nell'opera, e infine la sintesi, perché come avverrà fra pochi minuti, più singoli insieme danno il risultato complessivo e fanno interpretare meglio l'intera opera che l'artista, il pittore, il compositore vuole raccontare. Ecco la Salomè straordinaria che potete ammirare a Nizza nel Museo di Belle Arti. E, è un'opera decisamente importante nell'immaginario di Mossà. È un'opera raffinatissima, altro che opera di un semplice illustratore. Il tema è Giovanni Battista, Salomè e Erodiade, quindi è una storia che noi conosciamo benissimo, la storia di Giovanni Battista che è in prigione perché ha accusato Erode Antipa di aver sposato la moglie del fratello. Erode Antipa è il figlio di quel più celebre Erode della strage degli innocenti. Erodiade ha una figlia, Salomè, che danzerà durante un banchetto di fronte a Erode Antipa e ai suoi ospiti. Ed Erode Antipa rimarrà così colpito dalla bellezza, dalla sensualità di questa giovane donna, da prometterle qualsiasi cosa lei avesse voluto. E su istigazione della madre, Salomè chiederà la testa di Giovanni Battista, una sorta di vendetta, no, da parte di Erodiade. Quindi questo è il luogo e lo capiamo dalla città posta in alto a sinistra, una città di gusto medio orientale, questi luoghi dove vissero sia Giovanni Battista sia poi il Cristo. Al centro la fanciulla, vi dicevo, bella, bellissima, sicura di sé, con i capelli ben acconciati e molti anelli alle dita. Le dita sono poste a mo' di flautista, ma reggono due pavoni che si incontrano al centro del suo seno bianco, formando, e io credo che questo sia evidente, un pene. È una forma fallica,
è chiaramente un invito a riflettere su un tema che va ben oltre una semplice danza. E quindi il desiderio di soddisfare questa fanciulla da parte di Erode Antipa va al di là della semplice gratificazione per un ballo, un desiderio di un possesso. Ma non è solo questo, come avrete modo di vedere. Quindi i due pavoni si incrociano, si incontrano e si fronteggiano in mezzo ai seni di Salomè. Ma ai lati delle loro lunghe code ci sono due tube. Sì, sono proprio due tube uterine. Quindi è una penetrazione. Se si osserva adesso con attenzione, ci si accorge benissimo che stiamo di fronte a una penetrazione. Quindi è un'immagine sessuale di fortissimo valore. Ma la tuba è anche un richiamo a quello strumento magico, il cui suono era molto particolare, usato fin dall'antica Grecia in battaglia per indicare l'attacco o eventualmente la ritirata, e poi i greci cominciarono a usarlo anche nei cortei sacri. I romani lo ereditarono dagli etruschi e cominciarono a usarlo nelle cerimonie religiose e pubbliche, nei giochi circensi e anche in caso di funerali importanti. Quindi è uno degli strumenti molto utilizzato. Pensate agli angeli con la tuba, per esempio, in certi affreschi o in certi dipinti. Quindi ha un doppio valore, no? Magico, rituale, ma anche fisico, concreto. E sotto questa tuba noi vediamo una figura di donna, elegante, impellicciata, più alla moda, meno legata al momento storico di Giovanni Battista. E è una donna che con questa sua pelliccia mi ricorda l'Erodiade. Perché secondo me è Erodiade questa figura, che è esposta l'estasi di Erodiade di Francesco del Cairo, che si trova nei Musei Civici di Palazzo Chiericati a Vicenza. È la stessa identica immagine di donna ricca, di donna sicuramente abituata ad avere, ad ottenere, ma anche molto viziata. E se si potesse allargare, io spero che poi possiate farlo, voi l'immagine, però troverete che il volto di questa Erodiade minuscola è grottesco, è in un certo modo volutamente deformato da Mossà, perché è in contrasto con la bellezza di Salomè che lei non possiede più, che no, con cui non può competere. Ed è questo il tema, no? La differenza di età, le due donne che si fronteggiano, il tema della donna è molto forte in Mossà. Si parla di lui come di uno degli artisti più colpito dall'avanzare di questo movimento femminista formatosi alla fine del 1800, New Woman, che spaventava gli uomini perché affermava l'originalità, la voglia di emergere delle donne, la voglia di essere, di affermarsi, di essere sicure, di poter agire come loro preferivano, quindi era veramente all'avanguardia, femministe all'avanguardia potremmo dire. Quindi è un tema che mette anche in discussione la rivalità femminile, ecco un altro tema che si potrebbe cogliere. I due pavoni, tornando a loro, sono un chiaro simbolo religioso. Prima di essere simbolo di vanità, che qui non manca, erano considerati per la coda a ruota un simbolo del sole. Negli ambienti pagani. Poi in ambito cristiano è stato adottato come simbolo di risurrezione perché in autunno le penne cambiano, cadono e poi in primavera arrivano le penne nuove. E questa rigenerazione era stata associata quindi all'immagine della possibilità di risorgere dopo la morte. Ecco perché lo troviamo rappresentato spesso in rilievi, in sarcofagi funerari. Uno, per esempio, molto famoso è quello dell'arcivescovo Teodoro a Santa Apollinare in Classe a Ravenna. E quindi è un'immagine anche religiosa di questa rinascita. Poi sappiamo la fine che farà Battista, ma sappiamo anche il valore della religione cristiana, no? Che dà l'opportunità per chi ci crede di rinascere dopo la morte.
Quindi è una affascinante doppia interpretazione. Sopra la fanciulla io sono convinta che questa enorme, più grande faccia sia Giovanni il Battista. Con questo capello ribelle, selvaggio, che ce lo ricorda, no? Così come viene raffigurato in altre opere, poco curato, coperto da una pelliccia di cammello e da una pelle di cammello. Quindi è sicuramente lui, è sicuramente questa immagine. Ma c'è un altro dettaglio particolare. Tra le foglie verdi alla nostra destra, due grandi mani aprono, no? Si fanno strada e spunta una testina maschile, anche questa grottesca, col naso deforme, molto allungato. Questo è sicuramente il voyeur per eccellenza. Questo è Erode Antipa, colui che guarda con avidità a questo possesso, a questa scena di possesso, ma che non riesce chiaramente a mettere in atto. Quindi diventa anche il tema del vecchio, dei vecchioni contro la giovane, no? Susanne Vecchioni, mi verrebbe da dire, come riferimento più noto nella storia religiosa, ma anche chiaramente in pittura. Quindi è un'opera straordinaria. Un'opera raffinata, ben fatta, piena di indicazioni. A mio giudizio, anche con questo giallo, no? Con questo giallo che sovrasta le immagini e avvolge la città e che ricorda molto le icone orientali, il senso della regalità, il momento, no? Solenne dell'evento. E il giallo del muro, il muro è un altro tema caro in pittura, su cui poi c'è la firma dell'artista. E l'anno 1905. A Nizza non perdetela per nessun motivo. A presto, alla prossima opera.